Letizia Serpero, Mare Peccenini, Gabriele Oneto, Matilde, Simone, mi chiamo Gabriele, Pietro, Michela Ravera, Brian, Zerion, Monica Zampini, Filippo. Design del prodotto e della comunicazione. Architettura. Design prodotto e della comunicazione. Studio architettura. Scienza dell'architettura. No. Non ne ho la più alta idea. Ignazio Gardella. Gardella. Viene Garbatella adesso. Un convento? Un'abbazia. Chiesa. Un campanile con la chiesa. L'essere insieme ad altre persone. E fare le cose molto più velocemente. Un po' di contatto umano. I miei compagni. Arrivare per primo, salutare il portinaio. Vorrei tornare un pochettino a sedermi in giardino. Vedi dall'altra parte uno, ah ciao! Essere pendolare. Era pesante star lì tutto il giorno. Le lezioni. Ah, le formiche nel caffè. 7. Tante. 8. 10. Tante è un numero. Di persona. Di persona. Persona. Entrambe. Di persona. Di persona. Di persona, 100%. Lezioni frontali online tutta la vita. Persona. Le puoi gestire molto comodamente. Che te le puoi rivedere. Che puoi creare delle tipologie di comunicazione diverse. Puoi effettivamente seguirla al tuo ritmo. Puoi stare in pigiama. Puoi non ascoltare. Ci sono molte distrazioni. Non hai il rapporto faccia a faccia col professore. Stai 2 ore a capire se si sente o non si sente. Che non ascolti. L'interagire col professore direttamente. Un rapporto umano. Gli spazi comuni. Sicuramente lo stare con i compagni. Ho un'organizzazione del tempo e del lavoro molto più organica. Il faccia a faccia con i professori. Fare un progetto in gruppo via Skype è diverso. Difficilmente, però sì. Le tempistiche sono un po' aumentate. Ma sì, no, non ci si lamenta. Sì, ma con molta fatica. Impossibile. Gel e mascherina. Devastante. Lento. Glorioso. L'ansia di essere indietro. Felicità. Quasi di tornare a casa. Gioia. La corsa a finire le cose. Tra 5 anni spero di essere uscita dall'università. Le nottate divertenti. Gli occhi rossi dopo aver passato 12 ore davanti al computer. Quarantena, dai. Comunque un periodo epico. Questo sicuramente mi verrà in mente perché è una cosa strana, una cosa epocale.